Siamo a Sanremo. Radio Bruno. Allora, mi ha detto che non mi posso inchinare. Io ho una vocale che suo papà avrebbe voluto darle, ma lei ha una voce incredibile. Giorgia! Ma grazie, cara, grazie, Giorgia. Quindi la canzone di Ray Charles, tu hai capito, in pieno, è più per te che per me. Lo sai che a me avevano detto, che mio padre mi disse che l'aveva scritta per me, Ray Charles. Ma dai! Sì, mi ha mentito. E ci hai creduto? Ci ho creduto, e poi quando ero più grande mi dice, ma che ci avevi creduto? Oh, ridendo, io lì ho saputo che non era vero, capito? Comunque è veramente una canzone stupenda, che però ha definito anche un po' il tuo ambiente, il tuo modo di cantare. Sì, sì, perché quelle sono ispirazioni che comunque ti entrano un po' sotto pelle, e tu in qualche modo, lo sai, quando ascolti poi riproduci qualcosa senza neanche renderti conto che stai attingendo al tuo bacino di conoscenze, di cose che hai ascoltato durante la vita. Io ho avuto la fortuna di avere in casa tanta musica black, soprattutto perché mio padre aveva proprio una fissazione, tuttora ce l'ha. Poi ho scoperto che esisteva anche dell'altro, mi sono fatta la mia cultura musicale, perché poi tutto serve nella musica, secondo me non bisogna mai fossilizzarsi su un genere solo. Ma infatti so che tu sei molto generosa e anche attenta in questo festival, perché ascolterai tutte le nuove produzioni, tutti i nuovi cantanti, anche per trarre spunto. Ma sì, è importante sapere quello che succede, perché poi è un bene per tutti, credo, soprattutto quando le cose vengono fatte, delle cose che non ti aspetti, nuove, diverse, è un bene per tutto il movimento musicale, perché ci siamo dentro tutti, sono ispirazioni che ci fanno bene a tutti. Partiamo dal titolo della tua canzone. Sì. Ma poi nella vita le fai le gaffe? Dici parole sbagliate nel momento sbagliato? No, io sono la regina delle gaffe. Sicura? Guarda che anch'io. Deve essere il nome allora che ci frega. Quando ci sono quelle signore belle curvi, anche tu l'hai fai... fatto anche te. Cioè, hai detto che bella pancia, non era incinta. È volata fuori, non riesci a trattenerla. Ma io pure, ma io anche con una certa gioia. Sì. Quella è stata la peggiore, secondo me. Ne ho fatta pure un'altra bruttarella, perché ho scambiato un rapper per un manager. Cioè, era un manager, io sono andata a dirgli quanto mi piace, come scrivi, sei bravissimo, e lui mi fa, ma no, ma non so io. Ma si può dire chi era? Era Mostro, il rapper. Okay. E il signore era un altro, che mi ha detto, guarda che non sono proprio io. Io, no. E secondo me questa ha superato quella della signora incinta. Sì, sì, e poi sbaglio i nomi. Meraviglioso. Me ne ricordo uno, non so tu. Ciao caro, ciao tesoro. Sì, no, i nomi, le facce me le ricordo, ma i nomi no. Certe figuracce. Torniamo seri. Seri. Al festival, come diceva. Baudo ha sempre detto festival. Festival. Io sono pro Baudo, come lo dice. Ma la vita, grazie a Pippo e i suoi Sanremi, ti è cambiata da così, sì, da un giorno all'altro. Infatti lo penso molto in questi giorni, perché comunque i miei ricordi sono pieni di voci, di momenti, di sensazioni, di luci particolari. E quindi, insomma, ripasseggiando qui per la città, entrando in teatro, mi torna un po' tutto in mente. E beh, Pippo con me è stato molto generoso, molto, anche molto attento, nel senso che mi ha aiutato a scegliere la canzone, ci teneva, ma lui non è che l'ha fatto solo con me, lui veramente, come fa anche Amadeus, teneva proprio alla composizione del cast, un direttore artistico deve fare così, deve essere dentro il progetto completamente, è giusto che sia così, ed è anche un gran mazzo, però qualcuno lo deve fare. Ai tempi però ti godevi proprio poco Sanremo e i contorni, invece sei un po' più rilassata. Ma sì, insomma, diciamo che allora quando sei sul palco, quel palco è magico, è misterioso, quindi finché non sei lì c'è la tensione, c'è il voler far bene. Però rispetto a tutto quello che c'è da fare me la godo un po' di più, insomma, quando ero pischella, ventenne, ero tipo che devo fare, dove devo andare, molto più ansiosa, se vuoi, ma anche... Ai tempi miei non è che ci dicevano poi adesso andiamo a fare Radio Bruno, ci prendevano e ci portavano, fai quello, buttati lì, fai così, adesso partecipi anche di più, no? Anche con il tuo sentimento, insomma, che te la godi di più, è più bello. Senti, a proposito di ansia, bella è la scenografia, ma sempre queste scale. Io non lo so, bisogna fare una petizione. Una petizione per dire anche meno scale. Adesso io capisco che scenograficamente sono belle, ma meno, tre?
5, bisogna farne 5, larghe, ruvide. Devo dare dei consigli su come fare le scale. Ultimissima domanda, forse una delle più importanti, perché torniamo indietro al 2001, c'era Elisa, sì, sul palco c'eri tu e farete un duetto strepitoso. Sì, io ho pensato subito a lei, però gliel'ho chiesto anche con una certa... cioè, ho pensato, lei ha fatto un anno eccezionale, è stata in gara l'anno scorso, magari non le andava... Quindi ho detto, se non ti va, non ti preoccupare, ovviamente fra noi ci possiamo dire tutto, non c'è problema. Dico, però io vorrei fare Di Sole d'Azzurro e Luce. E lei, secondo me, lì ha detto, sai che c'è, mi va. Perché comunque ci piace cantare insieme, perché è un momento anche della nostra vita che vorremmo anche un po' restituire al pubblico per tutto quello che ci ha dato in questi 20 anni. Grazie mille, io voglio mandare un messaggio in conclusione a tuo figlio. Noi ti fiamo la mamma, eh. Ciao core, ciao Giorgio, sei stata strepitosa. Grazie mille, grazie a te, a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.